Ogni giorno Enzo Sangrigoli ti racconta il Festival di Sanremo su Radio Flash. Qualcuno nel dopoguerra definì il Festival di Sanremo la grande evasione, la colonna sonora di un'Italia canterina che si affacciava alla modernità con il sole in fronte e la voglia di fischiettare. Dalla prima edizione ha fatto molta strada, cambiato location, pubblico e soprattutto format, fino a diventare un prodotto commerciale da migliaia di euro. Amato, odiato e sempre discusso. Questo è il Festival di Sanremo. Benvenuti da Sangrigoli. Curiosando Sanremo e gli urlatori. Gli anni 60 furono infatti dominati da una generazione che rivendicava nuove regole, anche a Sanremo, e tutti entreranno nel mito. C'era una ragazza di Busto Arsizio con i capelli cotonati nel 1961, era Mina con le sue mille bolle blu. Un altro era un diavolo, classe 1941. Aveva un giuffo Elvis, un nome americano che mascherava le sue origini umbre, Little Tony, alias Antonio Ciacci. Con lui c'era Lucio Dalla, che aveva appena fondato un gruppo in salsa bolognese, Gli Idoli, e Luigi Tengo, che nel 1968 andò a Sanremo con la sua Ciao Amore Ciao. L'esperienza fu tragica. Dopo l'eliminazione, si suicidò in una camera d'albergo di Sanremo. Radio Flash, Sanremo Story. Le provocazioni e il Festival di Sanremo. Tutto quello che non ti hanno mai raccontato del Festival di Sanremo. Nel 1978 Rino Gaetano e la sua Gianna fanno scalpore, perché per la prima volta in un brano del Festival viene pronunciata la parola sesso. Mentre nel 1986 Loredana Bertè si presenta sul palco con un pancione finto, avente lo scopo di denunciare la condizione della donna. La stessa gag è stata riproposta 30 anni dopo anche da Lady Gaga, in una sua apparizione pubblica. Durante il Festival di Sanremo 1980 condotto da Claudio Cecchetto, Roberto Benigni e Olimpia Carlisi interrompono la conduzione abbandonandosi ad un bacio appassionato in diretta. Tu qui hai detto che faresti anche l'amore. Silenzio, sono cose serie. Effettivamente. Quel Festival di Sanremo viene vinto per la prima e ultima volta da Toto Cutugno. La canzone Solo Noi. Chiudiamo il nostro libro delle curiosità sul Festival di Sanremo. Torniamo domani alla stessa ora per raccontarvi il Festival della canzone italiana. Da Sangrigoli, buona giornata. Ogni giorno Enzo Sangrigoli ti racconta il Festival di Sanremo su Radio Flash. Radio Flash, speciale Sanremo. 70 anni di grande musica italiana.